Tutta l'isola di Procida oggi si è mobilitata per i marittimi da 6 mesi in ostaggio dei pirati somali sulla Savina Kailin. Più di 3.000 persone si sono date appuntamento nel porto e non sono mancati momenti di tensione, tanta la rabbia di familiari e amici dei marittimi sequestrati. Per loro si teme il peggio se non si interverrà con decisione per sbloccare la situazione. Enrico Doringer. Tutta Procida si mobilita per i suoi figli, per chiedere con forza l'impegno del governo per l'immediata liberazione dei marittimi sequestrati lo scorso mese di febbraio dai pirati somali sulla petroliera italiana Savina Kailin, come ci spiega il sindaco Capezzuto. Procida è stata rispettosa di quelle che sono state le indicazioni della Farnesina. Ora basta, vogliamo i figli di Procida qui. Abbiamo lavorato tanto, pensiamo che la cultura del mare debba continuare a far navigare i nostri figli. È il momento che lo Stato faccia sentire la sua voce. Una manifestazione, quella procidana, che al grido di liberi subito i marinai di tutto il mondo intende far conoscere a tutti l'odissea degli ostaggi, che sotto la minaccia delle armi, con un pugno di riso al giorno e in condizioni igieniche del tutto assenti, sono ormai allo stremo delle forze. Sulla Savina Kailin gli italiani sono 5, 3 i campani, il comandante Giuseppe Lubrano Lavadera, il secondo ufficiale Crescenzo Guardascione, entrambi di Procida, e l'allievo ufficiale Gianmaria Cesaro di Piano di Sorrento. Siamo stanchi, stufi delle solite rassicurazioni e dal governo e dalla società. Vogliamo che ritornino subito. Basta, siamo stanchi. E poi da settembre un presidio permanente a Roma, alla Farnesina, terrà alta l'attenzione sulla sorte degli ostaggi, perché l'isola non dimentica i suoi figli, come gli altri due procidani sequestrati nell'aprile scorso dai pirati sulla Rosalia Amato. Io ho parlato più volte col ministro Frattini, con la Boniver, con Mantica e credo che ci sia un impegno. Ovviamente questa manifestazione è utilissima affinché il governo capisca che c'è non solo un popolo procidano, ma ci sono tanti marittimi che hanno questo problema.